Ciao a tutti, Drinek Moon vi dà il benvenuto a un nuovo episodio della Rags to Riches. Siamo di nuovo in casa Moondance, ma perché proprio oggi? Perché ho scambiato i giorni di uscita della Rags to Riches con quelli di Frida. Per cui finché non riuscirò a completare questa sfida, ci sarà due volte alla settimana al posto di Super Frida e Super Frida una volta a settimana al posto della Rags to Riches. Sì, perché è tempo di Elisanna, che schifezze mi fai? È tempo di completare appunto questa sfida, di capire se riusciremo a farla, più che altro non tanto di completarla. Perché sì, sono sicura che ce la faremo a completarla prima della dipartita di Malene. Il problema è se ci riusciremo prima della dipartita di Akira, più che altro. E quello è un tasto molto dolente. Siamo a 65.000 simoleon, il che significa che ce ne mancano 35.000. E quindi sì, sono curiosa di vedere come andrà a finire. Poi comunque è anche tempo di far finire la Rags to Riches per dare spazio ad altro sul mio canale. Mi avete dato molti consigli molto utili, molti suggerimenti divertenti anche, diciamo, e quindi sì, ci saranno sicuramente delle novità finite la Rags to Riches. Comunicazioni di servizio. No, non ho preso lo staff pack, l'ultimo che è uscito. Sì, sta andando a mangiare la nostra Annalisa, va bene. Non ho preso l'ultimo staff pack, perché cioè, alcuni staff pack mi sembrano davvero inutili, almeno per me. Cioè, non mi interessa avere uno staff pack dove devo fare le lavatrici. Cioè, sinceramente, è una cosa che mi irrita nella vita reale. Non vedo perché dovrei farla anche in gioco. Comunque, questo che cavolo è? Buttiamolo via. Festival dell'Idillio! Sarebbe ottimo per far sposare Akira e Malene, ma dubito che a questo giro lo faremo. Quindi, mia cara Eva, tu, anziché fare un tubo come sempre, perché è tutto ciò che fai tutti i santi giorni, la bimba sta bene, potrebbe venire a prendersi una porzione, non giocare dentro, prendi una porzione. Tu, mia cara Eva, vai a vedere se c'è qualcosa da fare in giardino, più che altro da raccogliere. Mi pare di no. E no. E qua sta crescendo tutto. Facciamo così, invitiamo i nostri cari amici giardinieri. Ok, dovrei chiamarli le stelle dell'orto, non le stelle della notte. Comunque, tu Malene, che mi stai facendo? Ma che cavolo fai? Ma ti pare il caso? Sguinzaglia. Vai qui, ti sei bloccata? Ah, ecco, poverina anche Luce. Cosa c'è, patata? Molto triste. Ha avuto un incubo. E vabbè, capita. Tu stai guardando tua figlia, non ti serve a niente guardarla. Quindi vammi di sopra e scarta questo lavoro di falegnameria. Tu cosa stai facendo? Non lavare i piatti. Cioè, potresti anche, ma non ci interessa. Vendi e poi inizia un altro dipinto fiducioso, fallo, si sa mai. Tu non prendere la torta, non prenderla. Prendi una porzione di questo. Cioè, manco si siede per mangiare, rimane in piedi e si scofana tutta la scodella nel minor tempo possibile. Facciamo un record. Vuoi entrare nel Guinness dei record per aver mangiato il minestrone più velocemente di tutti negli ultimi 100 anni? Non ha senso quello che ho detto, lo so. Sì, hai ragione. Tu cosa stai facendo? Non curare il giardino, non ti serve. Andiamo piuttosto
a costruire una scultura, no, un mobile, una fioriera. Tanto c'è già Adam che si sta dando da fare, per cui non vedo il motivo di preoccuparsi dell'orto, a meno che non ci sia roba da raccogliere. Non dimentichiamocelo. Ah, però, efficienti ragazzi. Uno si è messo qua dietro, uno si è messo qua. Bravi. Annalisa? Ah, ok, sta andando in bagno. Lo so, tua zia fa sempre dei casini allucinanti ogni volta che va in bagno. Per cui non ti lamentare. E poi potresti andare a dipingere anche tu un dipinto classico grande. La piccola che sta facendo? Perché guardi tua sorella mentre fa pipì? Non ho capito. Ha raggiunto il livello 7 di pittura! Di già, ora Elisanna può creare dipinti pop art con una spiccata abilità, nonché dipinti surrealisti e dipinti impressionisti con abilità media. Bene. Però per i nostri scopi ci servono sempre quelli classici. Tu, patata, a che punto sei con le tue abilità? Pensiero e comunicazione. Facciamo così. Balbetta col cane. Col cane, cioè quello finto, non quello vero. Quello vero. Mi sa che non ci può aiutare. Purtroppo. Balbetta, 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 balbetta. Dopodiché per il pensiero ci aiuta il tablet. Gioca forma sim. No, 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 te non andare da nessuna parte. Tu devi dormire un pochino, sai? Per cui fai un pisolino. Dopo che ti sei fatto il pisolino, fai una doccia riflessiva, dopodiché scrivi una guida all'allenamento. Ma sì, dai, perché troppo carina. Raggiunto il livello 2 di comunicazione. Molto bene, patata. Più grande di lei quel cane. Ci sono un po' di piatti da pulire, per cui li pulisco io. È finito. E questo sarebbe fiducioso. Vabbè, vieni un collezionista, per favore. Voi non avete capito che il vostro sabato sarà tutto così? Anzi, inizia pure il raduno. Vengano qua tutti e ci aiutino a dipingere. Dipinto di paesaggio. Chiedo scusa se sarà tutta un po' così la sfida nel frattempo. Perché, cioè, è tutto ciò che dobbiamo fare nella Rags to Riches è guadagnare. Non c'è nient'altro da fare. Oh, ciao papi. Tu cosa stai facendo qua? Ah, stava ripulendo, penso. Dai, facciamola parlare un po' con papà. Parla del colore preferito. Ma perché continuano ad andare tutti qua? Abbraccia. Dove vai, Adam? Adam, quello è il mio computer. Ha raggiunto il livello 3 di manualità. Oh, bene, ha finito il lavoro di falegnameria. Non si sta occupando molto di Adam, però purtroppo è così. Tu perché dormi? Vendi a un collezionista. Purtroppo non hanno molto tempo per occuparsi di sé, perché bisogna fare un po' di sacrifici per permettere a Marene e Akira di sposarsi. Sì, tu sei fantastica qua così. Cioè, lei in pigiama che dipinge con i suoi amici, bellissimo. Questa è una scena memorabile proprio. Il sabato sera a casa Mundens. Ups. Dicevo, il sabato sera a casa Mundens è esattamente questo. Venite qua che ci divertiremo tutti. Ma riesco ad avere un'inquadratura decente o no? Mi sa di no. Mi sa di no. Niente, lasciamo stare. Oh, Elisanna ha appena finito di dipingere un capolavoro, ma dai! E sì, va bene, ti credo. Vendi alla galleria d'arte per 1300 simoleon. Certo che voglio venderlo, sono mica scema, me lo tengo. Eh no, eh no.
raggiunto il livello 4 di pittura per Annalisa. Vedete, se crescono con l'abilità, cos'è? Bebè felice, con l'abilità, con il tratto bebè felice. Ecco. Riescono ad aumentare molto più velocemente le abilità. Però lei ha ben due fasi, distante e schizzinosa. Lei non ha fasi per ora? No. Per fortuna no, perché ci serve solo che anche lei abbia una fase e poi siamo a posto. E sì, senti, vai in bagno, vai in bagno. Vacci. Oh, bene, loro intrattengono Luce. Bravi. Lei invece la fa da sola. Ma che brava! Non gliel'ho nemmeno detto. Ecco, sì, grazie, per questi rumori molto interessanti. Vediamo di sviluppare un po' il pensiero, ma lei aveva i blocchi, però non può usarli. Allora continuiamo a usare il tablet, che sviluppa molto lentamente. Niente, non puoi scrivere il libro? Sì che puoi scrivere. Ah, beh, perché c'è Akira, senti Akira. Chiedi di andare via. No, non serve che glielo chiediamo. Anzi, dai un bacetto veloce, che lui è anche flirtante, da quello che vedo. Bacia. Dai, Adam. Oh, scrivi. Un libro di genere guida all'allenamento. Basta, basta, basta. E lui che applaude. Yeah! Beh, si vede due vecchietti così passionali. Caspiterina! Esatto. È proprio da Caspiterina. Caspiterina, i due vecchietti. È un libro energico, certo, perché bisogna avere energia a una certa età. E te cosa hai intenzione di fare della tua vita? Senti, tu cucina, perché avrai un po' di gente d'ora in poi. Te spero che ti prendi. Ah, la torta, ovviamente. Speravo di no. Vabbè, fai chili di verdure, così va bene anche per il Ghisan, anche se dubito che si rifiuterà di mangiare qualsiasi altro cibo che non siano schifezze d'ora in poi. Luce, dille qualcosa. Dai del cibo a Luce. Sì, dai, ingozziamo anche il cane di torta, che è proprio ciò che ci vuole. Ma dove l'hai lanciato? Ma. Ecco, brava, perfetto. Amichevole. Oh, il nostro amico. Avete finito le tele? Ma non preoccuparti, adesso ci pensiamo noi a darvene ancora. Loda, loda il cane perché mangia il cibo umano e lei vuole lodarla. Ma ti prego, basta. Eh sì, sono finite le tele. Vendi, vendi. Tu, cosa stai facendo? Ah, sì, sta cucinando, giusto. Non ti serve osservare i mobili mentre cucini, grazie. Vendi e vendi. Tu che sei molto ispirata, fammi un dipinto di paesaggio. Te stai ancora finendo di mangiare. Oh, ciao papi! È finito di lavorare all'orto. Ma allora quand'è che vi sposate te e mamma? Chiedi del fichi fichi, vediamo se. Essendo fiduciosa, ma. Perché lì? Papà, ma. Mi spieghi qualcosa sul fichi fichi? Perché la mamma non è che sia molto di tante parole, eh? Però essendo fiduciosa non dovrebbe imbarazzarsi. Sofferenza familiare. Lo so. Allora guarda il canale attuale, non so nemmeno cosa stanno guardando, però. Basta, lei è andata in fissa per la vasca da bagno. Ha raggiunto il livello 2 di pensiero per Lisette, che è qua con papà.
e che sta parlando con Papi. Colpisce Lisanna. Oh, per aver cercato guai. Gioca con un giocattolo, ok. Non chiedere aiuto per ballare. Parlaci e basta. Balbetta. No, questi due sono troppo teneri insieme. Sicuramente è molto meglio di Verche. Cioè, Annalisa non se l'è filata, ma neanche. Schede didattiche, impari bisogni essenziali. Papi, mi aiuti? Vi ricordo che Adam è una creazione di Valuccia Sims, il papà della nostra piccolina. È stato creato da Valuccia Sims. Bene, i club hanno finito. Te cosa hai intenzione di fare, Baba? Che è l'1 e 13. No, vi prego. Lo so che si è rotto questo. Tu, ripara. Termina anche il raduno. Termina il raduno. Con questi punti possiamo farci qualcosa di interessante. Io non vedo mai il simbolo del giardinaggio. Eccolo qua. Aumento di giardinaggio. Eva dovrebbe essere a livello 10, però può andare bene per gli altri, no? E poi vediamo se possiamo impostare un'atmosfera. Un'atmosfera furente. No, facciamo energico. Anzi, no, perché poi Malene, quando inizia il raduno, è sempre. Allora, facciamo ispirati. Atmosfera ispirante, certo. Così aiuta anche lei. Tu invece, vediamo se non c'è nessun altro che sta ancora dipingendo. Sì, lasciamo che loro due finiscano. Vabbè, questo dovrò scartarlo sicuramente. Ha raggiunto il livello 3 di comunicazione. Ora Lisette può parlare, molto bene. Lui ha finito, allora termina il raduno. Bene, noi abbiamo ben 985 punti. Aggiungiamo qualcun altro? Sì. E anche qua mettiamo atmosfera ispirata. Allora, lei è molto a disagio, ma tu me l'hai finito il libro? Non mi pare, sai? Scrivi, riprendi a scrivere. Oh. Caspiterina e due vecchietti. Sì, tu, Eva, trova dei componenti. Questo possiamo metterlo via. E poi lo buttiamo cliccando però su Malene. Mi sa che non riusciremo a raggiungere questo, cioè. Però abbiamo 1660 punti. Perché abbiamo messo da parte 50.000 simoleon. Beh, questo può esserci utile in effetti. Poi penserò a cosa si può. Giusto per dare un'occhiata. Però tu, 4 giorni, che significa che Akira durerà ancora 5. Cavolo. Beh, senti, vai a dormire. Che sennò domani col cavolo che dipingi. Dormi. Questo potrei anche toglierlo. Adam è diventato buon amico di Lisette. Questo potrei toglierlo e aggiungere un nuovo membro del club. Vediamo chi c'è disponibile. E mettere con quei soldi acquistare un nuovo cavalletto. Questa deve essere la figlia di Arun, Beda. Freedom mi sa che è mia. Ah, ma. Ci ho cliccato sopra, vabbè, sì, va bene, va bene. Eventualmente la espelleremo non appena possibile. Ok, loro dormono, lei è ancora giocosa e sta ancora parlando con Adam. Eva, per ragioni inspiegabili, dorme qua. Quindi a che livello siamo arrivati qua? Buono, buono.
Buono, buono. Comunicazione siamo già a livello 3, per cui a posto. Dobbiamo sviluppare l'immaginazione e il pensiero, per cui vediamo di fare quello. Fatti aiutare da Adam con lo studio delle forme. Cosa c'è? Te devi finirmelo questo libro, non so se hai capito che devi finirmelo in questo episodio. Ok, andiamo un po' veloci, così vediamo se lo finisce. Poi direi che, dato che tutti o quasi dormono, riprendiamo dopo. La piccolina sta diventando furente, è bravissima, però sta diventando furente perché ha fame, per cui portiamole, facciamole mangiare del minestrone. Prendi una porzione. Oh, ma lei ha finito di scrivere? Non te ne vai a dormire. No, 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 no. Vediamo. Ed è eccellente. Vendi a un editore. Un libro energico. Oh, questo va bene per fertilizzare. Non so perché Luce ultimamente dorme qua. E lei sì che la sua cuccia ce l'ha. Non mi dispiacerebbe vedere i diritti d'autore di oggi. Vai a dormire prima di svenirmi, per favore. Perché sì, dovremmo essere sopra i 5.000 simoleon. Sicuramente. Lei si sta svegliando. Ma cosa c'è? Non volete più dormire insieme? Inizia il raduno del club. Sì, lo farete molto presto. Vabbè, cancelliamo queste cose che so che non si avvereranno mai. Suona il violino? No. Ecco, cucina cibo per animali. Questa è una bella idea. Cucina? No, cucina. Segui la ricetta casalinga per Luce. Facciamo il polpettone di ossi. Vai. È stanchissima, povera. Le mancano 3 giorni per passare di età. Cavoli, come passa? Mi sembra nata ieri. Invece, solo 3 giorni. Vabbè, le abilità sono messe bene. Non posso lamentarmi. Assolutamente non posso lamentarmi. Adam è sempre qua, comunque, cioè molto spesso. C'era del minestrone qua. Vabbè, sì, meglio la torta del minestrone. Poi lui da medico, logicamente, sa cosa bisogna mangiare per tenersi in forma. Proprio te ti sei svegliata con la fissa che dovevi fare del cibo per Luce. Tra l'altro dov'è? È qua. Sì, certo. Per fortuna. Cioè, per fortuna che è per il cane, ma neanche per il cane lo butterei per terra. Vabbè. Dai a Luce, sì. Già in automatico lo fa. Buon appetit. Mangia meglio di noi questo cane. Buon per lei, cioè, non è che mi faccia problemi. Perché devi guardare lei? Eva, per favore, non cominciare con le insulsaggini. Vendi a un collezionista. Vendi a un collezionista. Vendi e basta. E poi nell'inventario dovremo avere altre cose da vendere. Tipo, immagine in via di sviluppo. Vabbè, lo vendiamo. Questo lo vendiamo. E questo anche. Non che ci abbiamo guadagnato cifrone da capogiro, però vabbè. Ok. Poi io direi di aggiungere subito un altro cavalletto. Praticamente questa stanza è vuota e sotto è tutto appiccicato. Vabbè, questo può anche stare sopra. No, no, non può stare sopra. Così se i ragazzi vogliono fare qualcosa la sera c'è. Detto così è un po' ambiguo, lo so. Se vogliono divertirsi un po' nella camera, diciamo,
Sì, de anche detto così ambiguo. Allora, se vogliono trascorrere del tempo assieme, i ragazzi, maschi e femmine, tutti insieme nella stanza di Elisanna, il sabato sera, quando sono stufi di dipingere, insomma, possono andare là, punto. Ok, c'è qualcosa da raccogliere? Vediamo, vediamo. Vai qui. Vabbè, si può far evolvere tutto. Tata, tu hai finito? Cosa stai facendo? Fai il bagno? Ah, ma c'è Adam che le sta facendo il bagno. Vabbè, grazie Adam. Vedete la differenza tra i padri? Cioè lui, vabbè, a parte che si è bloccato, ma non è quello il punto. Ma si sta pulendo almeno la bambina. Ma sì, è pulitissima, basta fare il bagno, basta, basta. Aiuto. Vai qui. Abbiamo un po' di problemi. Mettiamo qua, così non ci pensiamo più. Perfetto. Ecco. Favola della buonanotte, per favore, Adam. Grazie. E tu hai finito? Ma no, che non hai finito. Fai evolvere. No, raccogli tutto, ancora non c'è. Ci mettono queste piante? Chi Ho saputo della tua amicizia con Evarius, è piuttosto in gamba. Sì, anch'io la conosco da un sacco di tempo, papi. Praticamente da quando sono nata la conosco meglio di te. Vabbè, io direi che possiamo anche prepararci a chiudere. Qua purtroppo i frutti ancora non sono cresciuti. Questa addirittura, cioè, poverina, non cresce più questa piantaggine. Solo queste sono cresciute. Ah sì, magari la doccia meglio se la rimetto al suo posto, eh? Che ne dite? Ok. Quindi, vabbè, non è che sia successo molto, cioè, alla fine, adesso, sì, lo so, non ti preoccupare. Adesso, l'unica cosa è aspettare di avere abbastanza soldi per sposarsi con Akira, cioè, non è nient'altro adesso questa Rags to Riches. Per cui ditemi anche voi. Che cosa fare? Cioè, se giocare off camera finché non ho i soldi, vabbè, eventualmente posso registrare il compleanno di qualcuno se c'è nel frattempo il passaggio di età, come quello di Lisette, eccetera. Però ditemi voi se andare avanti da sola, o per lo più da sola, e tornare a registrare quando avrò abbastanza soldi per sposare Akira e Malene. Ditemi voi, a voi la scelta. Sappiate però che appunto la Rags to Riches finisce con. Allora, o raggiungiamo i 200.000 simoleon tra casa e fondi, oppure se Malene muore prima di aver fatto queste cose, logicamente la sfida termina. Comunque terminerà massimo quando Malene se ne andrà, per cui non manca tanto. Decidete voi cosa volete fare, se guardare ancora insieme a me, se volete guardare solo nei momenti interessanti. Decidete voi, a voi la scelta. Per cui io vi ringrazio per essere passati qua, per aver seguito questo episodio, spero che vi sia piaciuto e mettete like, quindi scrivetemi tanti commenti perché a me fa un enorme piacere. Oh, 5.400 simoleon di diritti d'autore. Bene, e anche questo per oggi l'abbiamo visto. Iscrivetevi al canale se siete nuovi e alla pagina Facebook che trovate in descrizione. Ma anche ai canali dei miei amici YouTubers, di cui trovate sempre il link in descrizione. Io li saluto tutti quanti tantissimo, per cui un bacione enorme a tutti. Ci vediamo alla prossima e vi auguro una stupenda, stupenda giornata! Ciao a tutti!